Buongiorno e benvenuti o bentornati nel mio nuovo video e quindi benvenuti anche per chi non è iscritto nel mio canale. Oggi vi volevo parlare e ho qui una bella scatola piena di cose, di tutto ciò che ho preso, mi hanno regalato, ovviamente se, per quanto riguarda valigia, parto e cosa ho invece preso per fare le lavatrici, per esempio per la roba del bambino. E quindi inizierei con i detersivi. Allora, io sono andata a prendere, per quanto possa essere magari non conosciuta la marca, del DM questo, che è un ultra sensitivo, senza profumi, insomma ideale per i capi delicati. E non me lo ricordo quanto ho pagato, ma io i prezzi non ci sono. Dopodiché ho preso anche questo, il Fabuloso, che tra l'altro era in offerta, questo me lo ricordo, a 1,25 euro. Infatti tento, cioè credo che andrò a comprarne altri tipo 3-4. Profumo buono, che io adesso sono a posto con il raffreddore, quindi profumo buono. E vediamo quando vado a fare il lavaggio come sarà. Dopodiché non ho preso, vabbè, in questo caso non si intende più per la roba del bambino, ma già che c'era, ho preso anche il balsamo e ho preso una crema mani che credo porterò via. Poi, tra le tante cose che mi serviranno ovviamente anche in ospedale, ho preso la pasta fissa per il bimbo. Dopodiché ho comprato due invece biberon nuovi. Sono due biberon strani, nel senso che allora questo qua piccolino è in vetro e questo qua più grande è in plastica. Praticamente ciò che ha questo biberon, a differenza degli altri, che lo si può vedere ecco anche dalla scatola, è per le coliche. Cioè praticamente è un biberon che sembra classico, ma in realtà praticamente contiene questo, che serve per le anticoliche praticamente, insomma è studiato apposta per le coliche e quindi proveremo. Dopodiché ho preso anche un pacco prova di pannolini e di salviette. Questo praticamente grazie a una mamma sono riuscita a scoprire questo. Praticamente anche voi potete provare a prendere questi due insieme. E come pacco prova 7,49 euro sul sito di Babylino. Poi allora ho comprato per ovviamente postparto questi assorbenti della Tico. Ho preso poi delle coppette assorbilatte. Queste sono coppette praticamente sterili tra loro, cioè dentro ogni confezione c'è una coppetta assorbilatte. Ovviamente non porto via la scatola, come ovvio. Dopo ho comprato Bevigella, quindi detergente delicato per bambino. Ho preso poi le mutande rete perché queste serviranno. Poi ho preso un altro detergente delicato della Fissa, che infatti l'avevo preso insieme a questa, l'avevo preso insieme. Dopodiché questo ce l'avevo già a casa, sempre per un bagno delicato per bambini, mentre mi è stata regalata la spugnetta per lavarlo e mi è stato regalato anche questi che sono dei contenitori porta snack. Ovviamente un altro baby wash per lavare il bambino praticamente della Johnson. Poi mi sono state regalate delle cose che non troviamo qua in Italia, ok? Quindi sono cose americane. Questo che è un
come dire, un bagnoschiuma sempre apposta per bambini, per faccia e viso. Poi, insieme a questo, c'è questa cremina qua piccolina che chiusa, che praticamente serve per da utilizzare per i capezzoli quando si allatta, quindi non c'è problema neanche per dopo, se bambino, cioè quando il bambino si attacca. Mi è stato regalato insieme, per quanto riguarda queste qua, queste che sono delle coppette assorbilatte, quelle da lavare, ovviamente. Le avevo già aperte prima per guardare. Ce ne sono due, quattro. Quindi queste vanno ovviamente lavate prima di utilizzarle. Poi mi è stato regalato insieme, sempre cose americane, questo che è un contenitore per il latte materno da mettere in frigo, in questo caso, scusate, in freezer. Quindi all'interno, avevo già guardato, all'interno abbiamo delle buste. Dentro di queste, all'interno di ogni busta, all'interno di queste ci sono tot bustine come nella foto, che serve appunto per mettere il latte e conservarlo materno, e io ovviamente spero anche di averne. Dopodiché, se spazio me lo permette, ho preso, a prescindere dalla taglia, ho preso la canottiera delle Smara, quindi della Lidl. L'ho pagata 3,99 euro, l'ho trovata in offerta, purtroppo ne ho trovata una e quindi una ne ho presa. Se ne avessi trovate 3,4 ne avrei prese 3,4. Infatti speravo di prenderla color carne, invece purtroppo c'era solo nera, e quindi vabbè, ho presa nera insomma, e spero di trovarne altre. Tra l'altro mi hanno detto che ci sono anche dei reggiseni ad allattamento, e non so, spero di riuscire, ma nel caso andrò a comprarli da qualche altra parte perché quelli non li ho. Oltre a tutti questi prodotti, la mia roba non è finita, ok? E vi volevo mostrare qualcosa di molto molto carino che comunque mi è stato regalato. Allora, partendo dai giochi, mi è stato regalato questo, che è molto molto carino, soprattutto adoro molto questi colori grigi, bianchi, così molto come dire, colore a tinta unita, ok? Questo coniglietto, questo mi è stato regalato proprio da una persona molto cara, cioè in realtà tutto è stato regalato da una persona molto cara, sono molto contenta anzi di ciò che viene regalato. Dopodiché, questa è stata invece la prima tutina che noi abbiamo preso nel momento in cui abbiamo saputo che era maschio. Ovviamente abbiamo preso Ciniglia perché comunque quando ho partorito l'ultima figlia, che è nata a luglio, una tutina in Ciniglia io l'ho messa, quindi ho detto perché no. E comunque era in offerta al Zurich, non mi ricordo come si chiama, e tipo l'ho pagata 3 euro, 5 euro, non mi ricordo più. Oltre a questo, io vi devo mostrare un po' tutto perché io adoro, non so voi, comunque sono mignone, sono bellissime. Queste non le ho lavate perché sono più grandi, quindi tipo 62 centimetri, adesso no, cioè un po' grande. Quindi la roba più piccola invece l'ho già lavata, già messa via. E appena avrò tutto l'occorrente, inizierò a preparare la valigia. Ma vogliamo impazzire insieme? Mini, un berrettino. Iniziamo con questa berrettina, ragazze, c'è questo vestitino con scritto Mini Boss che io stradoro. Allora, mi ha fatto una sorpresa, mio marito mi ha comprato dei vestiti online su un sito che ha delle cose fantastiche. E ve le voglio mostrare. Allora, un altro è questo, che è una tutina semplice. E poi c'è questo. Sempre tutine molto estive perché comunque nascerà a giugno, quindi andiamo verso l'estivo. Semplici ovviamente, proprio belle, cioè per me appunto perché sono semplici sono belle. Un altro uguale, blu. E infine, anzi ce ne sono altre due di carine, questa qui con scritto, se ce la faccio, Lille Ball Bro, che è carinissima. E anche il cappuccio. Questo ovviamente quando sarà il momento che crescerà le laverò.
non lo lavo prima. Dopodiché, l'ultima che fa impazzire tutti è, come si vede, spero che si veda, è una tutina con il dietro mo' di dinosauro. Ovviamente davanti è classico, però dietro è a mo' di dinosauro. Straforte anche questa, molto bella, non vedo l'ora di metterla. E l'ultima, sì, forse l'ultima, è l'eleganza in persona. Cioè, mio Dio! Allora, è un sito, ragazzi, che bisogna scaricarsi un'applicazione. Ah, eccolo qua, c'è scritto Pat Pat, quindi basta che scaricate l'applicazione. Le cose costano poco, l'arrivo è abbastanza veloce, quindi ve lo straconsiglio questa. A parte, vabbè, un po' di bianchi quelli, ok? Maniche corte sono sempre utili. A parte, invece, mi sono stati regalati dei body molto carini che io stradoro perché sono Disney. Ultimamente Disney mi sta facendo impazzire. Quindi mi sono stati regalati questo. Ovviamente tante cose in me sono abbastanza grandi, perché tipo questo è sarebbe un 6-9 mesi. Insieme a questo c'è un altro preso nella stessa confezione, se non sbaglio, della Looney Tunes. E dopodiché, ah sì, aspettate. Sempre sul sito Pat Pat, ok, infatti vi arriva la roba tutta nelle bustine così, apri e chiudi. Mio marito ha preso anche queste, che sono tra bellissime, sono belle. Quindi ovviamente le rimetto dentro finché non è il momento di usarle e poi le indosseremo. Quindi questo ricordatevi che casomai il sito è Pat Pat. Dopo mi è stato regalato il bavaglino da mio nonno, 100% amore di mamma e papà. Questo lo laverò con i bianchi perché sennò va a finire che coloro tutto. Poi la camicetta della fortuna, e mi è stato regalato a dicembre, quindi ormai era proprio dicembre, mi è stata regalata questa tutina molto carina con le renne, esattamente 6-9 mesi, appunto perché ha 6 piedini, appunto perché si possa utilizzare nel momento in cui abbia i 6-9 mesi. Allora, ah sì, non dimentico che quando è stato fatto il gender reveal, come si chiama, praticamente mi hanno portato la torta pannolini che io adoro, non l'ho mai avuta prima, e in mezzo, cioè insieme, c'era anche questo ciuccetto e c'era anche questa confezione piccolina dove all'interno praticamente mi hanno messo dei ganci per il portaciuccio. Io l'ho tenuta qui appunto perché è un maschio, quindi c'era rosa e c'era azzurro, io l'ho tenuto azzurro, l'ho tenuto con i portaciucci e li adoro e ringrazio ancora. Ovviamente c'erano una marea di questi tipi di pannolini, che sono piccoli, e credo basta. Quindi io vi ho mostrato tutto ciò che ho acquistato, mi hanno regalato, eccetera. Quindi quando andrò a fare la valigia, vi mostrerò cosa porterò, quindi avrò una lista con le cose già lavate. E tra l'altro, invece, per quanto riguarda la valigia e cosa, dove mettere le cose dentro, utilizzerò dei sacchetti dell'IKEA, presumo, appunto perché sono abbastanza grandi, spero che ci siano le cose dentro. Niente, quindi io spero questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile anche il sito online, e vi aspetto nei commenti e fatemi sapere. Ricordatevi di scrivermi anche su Instagram, che mi chiamo Giada Giannelli. Alla prossima!